Oggi è con noi Paola Gula, sommelier, giornalista enogastronomica, nonché giudice alla trasmissione Prova del Cuoco. Ciao Paola, ben trovata. Ciao, grazie di avermi ospitato per questo momento importantissimo. È un piacere per noi averti qui a Radio Stereo 5 perché tu hai scritto un romanzo. Sì, è sempre stato un mio sogno fin da ragazzina, fin da quando studiavo, però ho provato, non l'ho mai pubblicato e l'ho tenuto in un cassetto fino a quest'anno, a febbraio, dove mi sono svegliata un mattino e ho detto: ma perché non lo pubblico? Sono andata a rileggermelo, l'ho dato a un editor molto bravo, che è un autore che voglio anche ringraziare, che è Massimo Tallone, per chiedergli se fosse una cosa pubblicabile, perché comunque un libro scritto è come un figlio, uno lo vede sempre perfetto, poi ci vuole uno sguardo esterno. E lui mi ha detto che sì, era pubblicabile, e mi ha aiutato anche a trovare Golem Edizioni, che è l'editore che me lo pubblica e uscirà il 27 di settembre. Quindi in qualche modo è un po' un sogno di ragazzina che si realizza. Quindi tu 6 o 7 anni fa all'incirca hai deciso di scrivere e di realizzare questo sogno. Come mai hai sentito questo bisogno? Ma in realtà sono molto sognatrice, quindi c'erano delle storie che io mi raccontavo per conto mio, poi mi creavo gli intrecci fino a un certo punto in cui ho detto: ma forse se lo metto per iscritto qualcosa succede. Ed è successa questa cosa qua. Il fatto che venga pubblicato e che ci sia un editore è una cosa che non sto nella pelle da febbraio, devo dire la verità. Eh beh, deve essere un'emozione, ma vuoi raccontarci per quanto puoi, naturalmente, perché non dobbiamo svelare tutto. Ma allora, intanto si svolge a Cuneo. Alcuni pezzi di Cuneo, nel Monregalese, questa protagonista si chiama Rosalinda e viaggia, ed è una giornalista enogastronomica, convinta che la bontà e la bellezza della gastronomia sia nelle valli cuneesi. E questo devo dire che non è solo autobiografico, è proprio una cosa in cui io ho sempre creduto fermamente. E lei ha una storia che si svolge a Cuneo, in cui lei si trova quasi divisa in due personalità. Crea delle situazioni molto particolari e anche molto ridicole. Lei si chiama Rosalinda e sostanzialmente vive due vite, una come Ross, giornalista agguerrita, e un'altra un po' più fragile, un po' più delicata, in cui lei è Linda. Di lì parte tutta una serie di misunderstanding, si direbbe in inglese, quindi ci sono delle situazioni buffe e dei colpi di scena. La prefazione, tra l'altro, è firmata Elisa Isoardi. Sì, grandissima Elisa, che tra l'altro ha iniziato qui a lavorare da giovane in un'estate quindicenne, e io pure, perché avevo una rubrica insieme a Claudio Dutto, che erano le pagine di Pantagruel, di cui sono sempre stata molto fiera. Quindi ci accomuna questa cosa, ci accomuna questa passione per l'enogastronomia e la prova del cuoco che, diciamo, quest'anno ci ha unito moltissimo ed è una grande amica. Lei l'ha letto, ha voluto scrivere la prefazione, ha scritto veramente delle cose bellissime, forse più divertente la prefazione del libro. Addirittura, insomma, sia prefazione che libro assolutamente da leggere. Quindi io darei l'appuntamento al 27 settembre per l'uscita di Favola imbandita. Questo è il titolo di questo bellissimo libro, ma ci sono altri appuntamenti anche a Cuneo. Sì, ci sono degli appuntamenti a Cuneo. Io sono cebana d'origine, quindi c'è un appuntamento a Ceva il 17 di ottobre e uno a Cuneo, alla libreria L'Ippogrifo, a inizio ottobre. Dovrebbe essere il 3, ma è ancora da confermare, quindi è una cosa che vi dico proprio nell'orecchio. Paola, grazie per essere stata con noi, è stato bello averti qui. Noi salutiamo Paola Gula, sommelier, giornalista enogastronomica, nonché giudice alla trasmissione Prova del Cuoco ed ora anche scrittrice. Alla prossima! Grazie mille.